Giovedì scorso, nella chiesa del suffragio di Fano, si è tenuto l'ultimo appuntamento dell'estate con gli incontri settimanali organizzati dalla Confraternita del Suffragio. Protagonista dell'evento, Manuela Palmucci, che ha illustrato ai presenti un'altra pagina di vita cittadina fanese, i 70 anni della Madonnina del Miracolo, un'immagine sacra fatta costruire nel 1954 da un sacerdote fanese che riuscì a salvarsi miracolosamente in seguito ad una brutta avventura. Manuela, innanzitutto dove si trova la Madonnina del Miracolo? Allora, la Madonnina del Miracolo si trova esattamente in zona Porto, vicino alla chiesa di San Giuseppe al Porto. Non è accanto alla chiesa, ma è attaccata ad un'abitazione privata di colore giallo al momento, non sappiamo se successivamente potrà essere cambiato il colore. È una Madonnina con un bambino, Madonna e bambino, con un bambino in piedi, bianca, con tante verniciature sopra. Non si riesce neanche a capire di quale materiale sia fatto, proprio perché nel corso degli anni ha subito tante riverniciature. Ecco, dietro questa immagine c'è una storia di fede, qual è? Allora, una storia di fede, innanzitutto dobbiamo dire che è stata consacrata il 15 di agosto del 1900, apposta e consacrata nel 1954, quindi 15 agosto del 54, sono 70 anni quest'anno, per ricordare l'evento che era successo 3 anni prima, grazie a un articolo sul Resto del Carlino che abbiamo ritrovato negli archivi, ci viene raccontato che cosa era successo. L'evento non era accaduto in quel momento, ma era accaduto 3 anni prima. Un diretto Bologna-Ancona stava per investire un passante di lusso, perché era un sacerdote che in tutta fretta cercava di superare quel passaggio a livello. Era probabilmente in ritardo, gli è costato tanto perché il vento, la velocità sicuramente del diretto lo ha scaraventato a terra, non è successo niente di grave, si è ritrovato con qualche ematoma, si è ritrovato con l'abito talare che era sporco, imbiancato, ma per il resto non ha avuto altri problemi. Questa storia è stata raccontata soltanto in famiglia, da questo sacerdote, e solo da lì a qualche anno ha voluto rendere pubblica l'informazione, apponendo a sue spese non solo la Madonnina, ma addirittura una targa dove si legge Don Vittorio A, 1954, P per grazia ricevuta. E questo sacerdote è Don Vittorio Alessandrini, di cui conosciamo perfettamente la storia. La serata è stata allietata dal coro della Cappella Musicale del Duomo, diretto dal maestro Baldelli, che ha eseguito brani dal repertorio sacro. A conclusione di questo ciclo di incontri organizzato dalla Confraternita del Suffragio, questi interessanti incontri, anche la Cappella Musicale della Cattedrale di Fano ha partecipato all'ultimo appuntamento, dove è stata illustrata un gruppo scultoreo dedicato alla Madonna, e per l'occasione abbiamo presentato un programma di brani musicali tutti dedicati alla figura di Maria, brani della tradizione, diciamo, della musica polifonica dal Rinascimento fino a composizioni contemporanee. E siamo stati molto lieti, insomma, di partecipare e di essere invitati in questa interessante rassegna. Oh, okay.